Una buona giornata dalla nostra redazione, ben trovati al primo appuntamento con il TG6 che si apre con un'ampia pagina dedicata alla scuola, alle emergenze nelle scuole della provincia di Chieti alla riapertura dell'anno scolastico. Questo è il tema della conferenza stampa indetta dalla FILC-CGIL sulle problematiche strutturali e di organico in cui versano le scuole. Il servizio di Stefano Recanati. Problematiche non risolte a livello nazionale che si ripercuotono poi in ambito territoriale. A portare a gala le difficoltà in cui versano le scuole della provincia di Chieti è Giuseppe Lafratta, coordinatore FLC-CGIL Abruzzo Molise. Dopo due anni dallo scoppio della pandemia le linee guida in materia di prevenzione sono ancora molto generiche. Basti pensare che si dice che per prevenire le possibilità future di pandemia e di contagio bisogna aprire le finestre, quindi nulla è stato fatto invece a livello strutturale. Mancano impianti di aerazione e noi riteniamo che sarebbe stato necessario impiegare risorse per adeguare le strutture e gli edifici scolastici, non solo per la pandemia, ma per tutte le problematiche che possono insistere anche in futuro. L'altra grande criticità riguarda il personale. Non verranno riconfermati gli organici Covid, circa 2.000 lavoratori. E poi il precariato. Nella provincia teatina circa 1.500 tra docenti e personale ATA continueranno a svolgere le loro funzioni, ma in forte situazione di disagio. Le proposte le abbiamo presentate a suo tempo. A livello di edilizia avevamo proposto appunto di utilizzare queste risorse che sono arrivate per fare dei lavori strutturali, invece sono stati sprecati in banchi a rotelle e amenità varie. E invece sugli organici è necessario un sistema di reclutamento più efficace, efficiente, che faccia in modo di dare risposte sia all'utenza sia ai tanti precari che contribuiscono al funzionamento della scuola chietina, abruzzese e italiana in generale. E questa mattina c'è stato il suono della prima campanella all'Istituto Alberghiero De Cecco di Pescara, dove sono state accolte le prime classi con l'ingresso degli studenti che dunque svolgeranno il primo ciclo di studi nella scuola di Via dei Marsi, dove sono state consolidate le iscrizioni rispetto allo scorso anno. Andiamo ad ascoltare la dirigente scolastica dell'Alberghiero, Alessandra Di Pietro. Suono della prima campanella al De Cecco di Pescara. Questa mattina, professoressa Di Pietro, sono entrate le prime classi. È stata una bella cerimonia anche alla presenza delle autorità comunali. Insomma, si parte con grande ottimismo quest'anno. Partiamo con ottimismo, partiamo con entusiasmo. Abbiamo accolto questa mattina le matricole delle nostre 10 classi prime e i loro genitori. È stata un'accoglienza festosa perché recuperiamo, dopo un periodo così particolare, quello della pandemia, recuperiamo nella sua pienezza l'azione educativa e quindi rilanciamo a pieno regime le attività d'aula, le attività laboratoriali, le attività esperienziali. Ed siamo stati onorati e molto lieti di aver avuto con noi tante importanti, le massime istituzioni, perché è stata l'occasione per dire ai nostri ragazzi ricominciamo con grinta, lavoriamo sodo e costruiamo al meglio il nostro futuro. Avete consolidato le iscrizioni che c'erano state lo scorso anno, dunque l'Alberghiero De Cecco resta sempre un'eccellenza nella nostra regione, non solo per quanto riguarda proprio questo tipo di istituto. Noi siamo il più grande istituto alberghiero e turistico d'Abruzzo. In un periodo di crisi della denatalità noi difendiamo e consolidiamo la nostra presenza nel territorio. Quest'anno abbiamo avuto un buon incremento, soprattutto nelle iscrizioni per il convitto, che è parte integrante del nostro istituto. Quindi accogliamo nel nostro istituto, attraverso il convitto, ragazzi che vengono anche da fuori regione, in particolare la Puglia e il Molise. Quindi ci confermiamo come un polo professionale e culturale solido e rilevante per il nostro territorio. Sul tema del Covid avete avuto già, diciamo, delle comunicazioni dal Ministero? Per il momento noi ci atteniamo alle indicazioni che ci sono state fornite e confermiamo nelle nostre classi, anche se non richiesto dalle indicazioni ministeriali, la distanza dei banchi di oltre un metro. Lavoriamo moltissimo sulla reazione, nel senso che abbiamo già dato indicazioni di tenere sempre aperte le finestre. D'altronde i nostri laboratori sono, diciamo, aperti sul campus Sport e Gusto. Inoltre in questa prima fase dell'anno, finché il tempo ce lo consentirà, noi utilizzeremo i nostri gazebo per delle lezioni all'aperto.
all'aperto, quindi cercheremo il più possibile di adottare delle misure preventive. E in ogni caso siamo pronti, laddove la situazione lo dovesse richiedere, ad interventi più rigorosi. Inaugurata nella giornata di ieri la nuova scuola di Via Puglia ad Avezzano, il complesso da questa mattina ospita gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado della Mazzini Fermi. Si tratta di una scuola all'avanguardia dotata di impianto solare e sensori di movimento, così da ottimizzare l'utilizzo dell'energia elettrica. È stata inaugurata questa mattina la nuova scuola di Via Puglia ad Avezzano. Il complesso aprirà le aule agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado della Mazzini Fermi. Si tratta di una scuola all'avanguardia, costruita con tecniche e materiali innovativi. Il moderno edificio è anche sostenibile, infatti è dotato di impianto solare e sensori di movimento, così da ottimizzare l'utilizzo dell'energia elettrica. La scuola è composta da 25 aule per le lezioni e 2 per il sostegno, 5 laboratori, una biblio-mediateca, un auditorium e una palestra. È un luogo in cui i ragazzi sapranno farsi valere, importante soprattutto per la loro sicurezza e per il loro futuro. Oggi stiamo qui inaugurando un pezzo di storia della nostra città. È un progetto che sta andando avanti, siamo la città che ha investito molto di più in tutta la regione e siamo quasi a conclusione di questo grande programma. Sì, ci sono altri fondi che stiamo aprendo e stiamo cercando di recuperare, sono fondi che andranno a rivalutare tutta la città indistintamente, quindi siamo pronti per questa sfida, ma soprattutto oggi siamo qui per questa grande festa che è dedicata ai nostri ragazzi. La scuola ha delle potenzialità enormi, ha degli spazi incredibili che ovviamente cercheremo di utilizzare al meglio. Si parla tanto dell'importanza degli ambienti didattici innovativi e qui davvero abbiamo la possibilità di preparare al meglio gli ambienti didattici per i nostri alunni e di portare avanti tutta la preparazione che c'è stata negli ultimi anni anche con i progetti PON europei che ci hanno permesso di attrezzare appunto ambienti innovativi, didattici che punteranno alla qualificazione degli apprendimenti dei nostri alunni. Parliamo ancora di scuole. Questa mattina i consiglieri comunali di centro-sinistra al comune di Pescara hanno tenuto una conferenza stampa per parlare dell'edilizia scolastica in città. A poche ore dalla ripresa ufficiale dell'anno scolastico, espressa preoccupazione per la situazione attuale dell'Antonelli e della Michetti. Vediamo. Oggi suono della prima campanella in alcune scuole della nostra città, ci sono delle problematiche emerse negli ultimi giorni, scuola Antonelli e anche altri istituti, voi volete sottolineare proprio questo, che aprono le scuole e comunque ci sono dei problemi. Sì, intanto siamo davvero stupefatti dalle dichiarazioni del vice sindaco che di fronte a 400 genitori della scuola media Antonelli, che è stata chiusa all'improvviso nel giro di qualche ora, che chiedevano uno scuolabus per portare i figli a scuola nella diaspora delle aule che è stata decisa nel giro di poche ore, ha risposto di no perché sono tutti plessi che secondo lui sarebbero vicini di 200 metri, in realtà sono 1,5 km, quasi 2 km, quindi in realtà la giunta preferisce buttare in mezzo alla strada centinaia di macchine che dovranno portare i bambini in altri quartieri anziché organizzare un normale servizio di scuola bus come succederebbe in ogni città ben amministrata. Poi c'è il problema di queste due scuole del quartiere San Giuseppe, cioè della scuola San Giovanni Bosco, alle nostre spalle, esattamente, che di via Montesiella e di via del Circuito, scuola elementare dell'infanzia e media. Per il terzo anno consecutivo questo quartiere resta senza scuole per l'inerzia di questa amministrazione. La scuola che qui appunto è chiusa e senza un progetto di riqualificazione, perché la giunta erroneamente l'ha candidata in un progetto sbagliato ed si è posizionata talmente in basso in graduatoria che nei fatti non verrà finanziata mai questa progettualità e quindi resta chiusa senza un progetto. E la scuola media Michetti, che doveva aprire ormai da 3 anni dopo dei lavori fatti partire con un finanziamento ottenuto dalla vecchia amministrazione, per l'inerzia ancora una volta dell'amministrazione in carica, per il terzo anno consecutivo resta chiusa perché ci sono enormi ritardi in questi lavori. Un quartiere intero che ha anche molti insegnanti popolari, che resta per il terzo anno consecutivo senza una scuola e senza una parola da parte della giunta comunale, crediamo che sia davvero uno schiaffo al diritto allo studio.
Siamo alla pagina della cronaca. È stato dimesso dall'ospedale di Pescara Luca Cavallito, il 49enne scampato per miracolo all'agguato di un killer ancora senza nome, che la sera del 1 agosto lo rese in fin di vita e uccise l'architetto Walter Albi al bar del parco di via Ravasco a Pescara. L'ex calciatore, dopo un lungo e complicato periodo fatto di interventi chirurgici, cure e riabilitazione, è tornato a casa. Le sue condizioni sono state giudicate complessivamente incoraggianti, il che alimenta la speranza degli investigatori per ascoltarlo in via ufficiale. Andiamo ancora avanti con il nostro telegiornale. Sit-in di protesta dei lavoratori dell'ASP 1 davanti ai cancelli della casa di riposo De Benedictis di Teramo. I sindacati CGIL e CISL UIL denunciano il ritardo nei pagamenti degli stipendi ai 350 lavoratori diretti e indiretti che prestano servizio nelle strutture di Teramo, Nereto e Civitella del Tronto. Intanto il commissario regionale Roberto Canzio ha annunciato nuove gare di affidamento dei servizi per le tre case di riposo teramane. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Sit-in di protesta delle lavoratrici e dei lavoratori dell'ASP 1 in programma davanti ai cancelli della casa di riposo De Benedictis di Teramo. L'iniziativa è stata promossa dai sindacati CGIL e CISL e UIL alla luce della situazione attuale che fa registrare un ritardo nei pagamenti degli stipendi da parte dell'azienda pubblica dei servizi alla persona costituita dalla Regione Abruzzo. L'ASP 1 infatti gestisce le case di riposo di Teramo, Nereto e Civitella. Le organizzazioni sindacali in una nota riferiscono che dopo mesi dall'ultimo incontro in prefettura si continua a non vedere una soluzione concreta ed un reale interessamento delle parti in causa al problema stipendi. È necessario dunque per i sindacati ribadire con una forte protesta l'urgenza di sanare una situazione diventata insostenibile per i dipendenti costretti a lavorare senza la sicurezza del salario a fine mese. Sono circa 350 i lavoratori diretti e indiretti che prestano servizio nelle tre case di riposo teramane attraverso due aziende, la Polis che si occupa di tutti i servizi generali tranne la ristorazione, che è gestita invece dalla PAP. Il problema non è così grave come affermano i sindacati, dichiara Roberto Canzio, commissario regionale dell'ASP 1. Questi lavoratori percepiscono lo stipendio ogni mese, l'ultimo due giorni fa. Il nodo riguarda tre stipendi da sanare del 2020 che le ditte non hanno potuto pagare perché a loro volta non sono state pagate. Intanto, conclude il commissario Canzio, su mio impulso è in corso l'espletamento delle gare di affidamento dei servizi delle tre case di riposo della provincia di Teramo. Un passaggio obbligato dopo anni di proroghe. Ancora a sanità, la dottoressa Tiziana Ferrara ha sottoscritto con la ASL di Pescara il contratto con cui assume l'incarico quinquennale di direttore dell'unità operativa complessa di medicina e chirurgia d'urgenza del presidio ospedaliero di Pescara. Prenderà servizio il prossimo 1 novembre, già dirigente medico al Dipartimento di Urgenza dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti. Ferrara è la prima donna ad assumere la guida del pronto soccorso di Pescara. Il pronto soccorso di Pescara del Santo Spirito è stato infatti diretto per 22 anni dal dottor Alberto Albani e dopo il suo pensionamento lo scorso 29 aprile pro tempore dal dottor Antonino Gabriele. Ancora sanità, iniziata nella giornata di oggi anche in Abruzzo la distribuzione delle prime dosi del nuovo vaccino anti-Covid della Pfizer nella formulazione bivalente Original Omicron BA1. Le somministrazioni partiranno la prossima settimana secondo le modalità organizzative definite dalle singole ASL. Complessivamente saranno recapitate nella nostra regione 100.800 dosi, così ripartite nei centri di stoccaggio ospedalieri delle ASL. 11.520 all'Aquila, 11.520 ad Avezzano, 11.520 a Chieti, 8.640 a Lanciano, 8.640 a Vasto, 23.040 a Pescara e 25.920 a Teramo. Il vaccino su base volontaria potrà essere somministrato come quarta dose, secondo booster, agli over 60, a tutti gli over 12 fragili, agli operatori sanitari e ospiti delle strutture residenziali, alle donne in gravidanza, come terza dose, primo booster, a tutti gli over 12, indipendentemente dalla tipologia di vaccino utilizzata per il completamento del ciclo primario. Come di consueto, ciascuna ASL procederà autonomamente all'organizzazione della campagna vaccinale.
Cambiamo pagina, da poche ore il capitano di vascello Marcello Notaro è il nuovo comandante della direzione marittima Abruzzo-Molise, che ha competenza nel nostro mare per quanto riguarda da Martinsicuro a Termoli e dunque in Molise e fino alle isole Tremiti. Notaro subentra Salvatore Minervino, che è stato trasferito presso l'autorità di sistema del Medio Adriatico. Ascoltiamo le parole del neo comandante della direzione marittima. Il capitano di vascello Marcello Notaro è il nuovo comandante della direzione marittima Abruzzo-Molise, da poche ore comandante al vertice proprio delle due regioni Abruzzo e Molise che sono di vostra competenza, un compito di grande prestigio, anche ci sarà tanto lavoro da fare. Certo, col commiato del comandante Minervino, che è transitato come segretario all'autorità di sistema portuale, ho assunto l'incarico di direttore marittimo dell'Abruzzo, del Molise e delle isole Tremiti. Quindi in tale incarico ovviamente la sede principale è quella di Pescara e comunque l'impegno è abbastanza impegnativo perché riguarda un territorio molto esteso. Per quanto riguarda Pescara, ovviamente è una realtà che ho avuto modo di conoscere nell'anno che è preceduto, quindi è una realtà che sicuramente anche da un punto di vista marittimo ha dei motivi di espansione, di sviluppo, in quanto sono in corso i lavori per il nuovo porto e ovviamente sono lavori che richiedono parecchio tempo, ma quando saranno conclusi riporteranno a Pescara una realtà marittima che oggi manca. Poi c'è il lavoro quotidiano di polizia marittima per quanto riguarda la pesca, ma non solo. Ovviamente la pesca c'è una realtà consistente che poi abbraccia anche quella per esempio di Giulianova nell'ambito compartimentale, ma l'attività ovviamente di vigilanza, di polizia ultimamente ci sta vedendo impegnati per l'attività, l'inquinamento che c'è stato nel fiume Pescara e quindi l'aspetto ambientale è sicuramente molto, molto impegnativo. Noi col nuovo codice ambientale abbiamo acquisito le competenze totali, quindi paragonate a qualsiasi altro corpo di polizia e quindi intendo proprio sviluppare la nostra attività in quel settore andando a toccare ambiti pure molto distanti dal mare che potrebbero comunque comportare un inquinamento dell'ecosistema marino. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, ci spostiamo a Chieti dove andranno avanti fino al 18 settembre gli eventi scalini. Tappa clou sabato 17 quando la parte bassa della città si colorerà di giallo e sul palco di Piazzale Marconi si esibirà il cantante Ron. Chiusura domenica 18 a San Martino con lo spettacolo di Federico Perrotta. Vediamo. Tante iniziative di vario genere che culminano con un grandissimo evento che è quello che riproponiamo anche quest'anno della Notte Gialla con una grande bolla, una grande isola pedonale per quanto riguarda la zona centrale della parte bassa della nostra città con un artista di grandissimo successo, un artista famoso, un artista che ha vinto Sanremo, un artista che insomma ha una storia importante che è il cantautore Ron. L'ingresso è sempre stato gratuito. Anche quest'anno sarà gratuito, non ci saranno tutte le problematiche che purtroppo sono emerse l'anno scorso per via delle prescrizioni della Prefettura e della Questura legate all'emergenza sanitaria. Sono stati i festeggiamenti a Brecciarola in questi giorni e l'impegno è quello di organizzare nuovamente a Natale un'altra iniziativa sempre a Brecciarola, mentre a San Martino una bellissima serata di cabaret molto originale con un format dell'artista abruzzese ma ormai famoso a livello nazionale Federico Perrotta. Siamo felici perché c'è anche questa considerazione che abbiamo voluto dare alle periferie della nostra città, ai quartieri comunque diciamo estremi della parte bassa di Chieti Scalo. Ovviamente una notte è una manifestazione però che riguarda tutta la città, è nostro intento quello di favorire i commercianti e tutte le attività sul territorio, quindi è stato l'invito nostro anche oltre Ron
che è, diciamo, l'artista importante, ci saranno varie manifestazioni per le strade. Abbiamo esortato i commercianti a vestire le strade di giallo. Ron Acustico, sì, è molto più intimo. Ron è un grande artista, quindi questi artisti riescono a dare il massimo anche in queste versioni, anzi soprattutto in queste versioni, perché sono effettivamente musicisti, sono persone che suonano, che cantano, che hanno fatto la musica, quindi è un cantatore a tutto tondo. È ancora più bello per chi ama la canzone d'autore e questo tipo di musica. Siamo arrivati alla pagina dello sport, iniziamo con il calcio di Serie C, con il Pescara che prosegue la preparazione in vista della gara di domenica alle 17.30 al Francioni di Latina, dove prenota una maglia da titolare uno degli ultimi arrivati in casa biancazzurra, l'attaccante ex salernitana Edoardo Vergani. Edoardo Vergani è uno degli ultimissimi arrivati in casa biancazzurra. Le prime impressioni, stai già da qualche giorno a Pescara, insomma, cosa pensi di questo ambiente e di questa nuova squadra? No, ho trovato un bel gruppo, compatto, unito, con ambizioni, e che ha già obiettivi in testa e cerchiamo di portarli avanti fino alla fine. C'è stata la prima partita con l'Avellino, è arrivata la vittoria, tu non sei sceso in campo, pensi, speri di poter scendere in campo domenica prossima a Latina? Sì, certo, spero, sono sempre, mi devo far trovare sempre pronto, sono venuto qua per giocare, quindi spero proprio che già a Latina ci sarà occasione. C'è grande concorrenza in avanti, bisognerà lavorare, sudare ogni settimana per guadagnarsi il posto in campo. Certo, ma la concorrenza fa bene a tutti e non è assolutamente un problema. Arrivi da una piazza importante, calda come quella di Salerno, arrivi a Pescara dove c'è una tifoseria altrettanto calda, esigente nei confronti della squadra, ma che dà tanto calore e lo si è visto già nella gara con l'Avellino. Sì, no, sicuramente il pubblico è una colonna importante anche per noi e sono rimasto stupito dalla nostra curva e dai nostri tifosi e spero che si sostengano fino alla fine. Sei arrivato a Pescara, potevi andare a giocare all'estero, almeno quello che si è letto negli ultimi giorni, hai però preferito rimanere in Italia e hai voluto fortemente Pescara. Sì, no, avevo diverse occasioni e alla fine, valutando anche col mio entourage, ho preferito venire qua e penso sia la scelta corretta. Parliamo allora di calcio giocato, domenica c'è questa partita con il Latina. Latina è stata la sorpresa del primo turno, andando a vincere a Foggia. Si preannuncia una gara difficile come tutte in questo girone. Sì, esatto, hai detto bene, tutte le partite saranno difficili e in base non dobbiamo neanche, secondo me, guardare troppo in faccia contro chi giochiamo, dobbiamo pensare a noi stessi e pensare a vincere tutte le partite. L'obiettivo è quello di provare ad essere in alto in classifica da qui fino al termine della stagione. Ma certo, per forza. Lasciamo il Pescara, parliamo del Teramo, per ora non vuole parlare di obiettivi, ma nella mente di Ivan Speranza c'è di certo quello di voler riportare la Teramo calcistica nelle categorie che le competono. Il difensore del Teramo, già capitano del Diavolo dal 2011 al 2019, proviene dal Notaresco Calcio e per la prima volta si accinge a disputare il campionato di promozione. A tal proposito, in serata ad Alanno saranno svelati i calendari del nuovo torneo. Il servizio di Ania Cantagalli. Ivan, è bello ritrovarti di biancorosso dopo qualche anno. Sì, per me sì, assolutamente. Dopo come sono andato via, quindi ritrovarmi qui è una bella emozione. È una ripartenza in una categoria di certo non tua, però è la ripartenza del Teramo. Assolutamente, l'importante era quello, ripartire dopo tutto quello che era successo. Ho dato la disponibilità a questa società, poi dopo il direttore, soprattutto perché è Teramo ovviamente, se no magari ci avrei mai pensato, però ho avuto sempre questo debole, quindi non ci ho pensato due volte. E Teramo riparte dalla promozione per vincere questo campionato? Ma adesso è prestissimo, perché partire così tardi è un cantiere tutto aperto. Certo, bisogna aspettare, avere pazienza per cercare di fare il meglio ovviamente, però non si può parlare di obiettivi adesso così presto.
Si è fatto già un'idea delle avversarie del girone B, non so se hai avuto modo già di vedere le prime gare di Coppa Italia. No, conosco ben poco, dico la verità, ho visto ben poco anche negli anni passati la promozione, conosco qualche ragazzo che gioca in questa categoria, so che il Mociana è una squadra abbastanza attrezzata, conosco alcuni amici e Fontanelle, comunque un girone tosto, come dicono, quindi ripeto, non è facile. Ovviamente noi iniziamo oggi questa avventura e ripeto, bisogna avere tanta pazienza perché comunque partiamo molto molto in ritardo rispetto a tutti. C'è un gruppo che dovrà crescere con il tuo aiuto, anche con l'aiuto di Alfonso Pepe, che siete un po' i punti di riferimento di questo nuovo Teramo. Sì, assolutamente, sono quelli più esperti, quindi dobbiamo aiutare a tutti, soprattutto i più giovani, a integrarsi subito, a fare subito gruppo, ripeto, per farci trovare pronto sin dall'inizio. No, io ci credo, se no non stavo qui a prescindere, quindi ci credo assolutamente. Siamo al calcio a 5 con il Pescara, unica formazione abruzzese del massimo campionato che ha presentato obiettivi e programmi in vista della prossima stagione. Cambio in panchina con il nuovo allenatore che è il croato Frane Despotovic. Vediamo. Frane Despotovic, nuovo allenatore del Pescara Calcio a 5, dalla Croazia a Pescara c'è anche una vicinanza non solo geografica con la nostra città. Sì, un bel ambiente per me, vicino al mare sempre perché sono nato al mare e quindi per adesso sono contentissimo qua. Quali sono le aspettative, le sue ma anche quelle della società, cosa le ha chiesto la presidenza per il prossimo campionato? La società mi ha chiesto di fare molto meglio di l'anno scorso, quindi ce l'abbiamo obiettivi chiari e giusti. Io credo solo in una cosa, in un nostro lavoro, quindi promesso un lavoro buono, poi il risultato dipende da tante altre cose, però noi sogniamo alla grande sempre. Vogliamo raggiungere i playoff e poi in playoff può succedere tutto. Proviamo a fare contenti tutti. Passano gli anni, passano le stagioni, ma Stefano Mammarella è sempre in campo, la stella di questo futsal Pescara, unica abruzzese nel massimo campionato di calcio a 5, Stefano. Sì, gli anni passano, ma diciamo che Mammarella è sempre quello di prima. Cercherò di dare il massimo in tutto me stesso in quest'annata, perché prima di tutto, come hai detto tu, c'è una sola abruzzese a rappresentare il campionato di futsal in Italia, di Serie A, e vogliamo e voglio fare benissimo. Si riparte con obiettivi ambiziosi, playoff, e poi si vedrà. Sì, sicuramente, non ci nascondiamo. Il Pescara vuole ritrovare quella situazione dove prima era da protagonista come ex acquestapone. Noi adesso cerchiamo e dobbiamo arrivare il più possibile in alto in classifica per poterci giocare le nostre carte al meglio. Divise di tante squadre di calcio. Siamo giunti al termine di questo primo appuntamento con il nostro telegiornale TG6 che si aggiorna alle 19 e alle 23. A proposito di sport, vi ricordo questa sera alle 21 l'appuntamento in diretta con il grande ciclismo e con Velo condotto da Jacopo Forcella con Luciano Rabottini. Per quanto concerne l'informazione, appuntamento alle prossime edizioni. Grazie e buon proseguimento di giornata.